se ne parla in famiglia. Premi delle assicurazioni più cari e da ottobre le bollette del gas più alte. La libera concorrenza, dopo l'approvazione ad agosto della legge annuale per il mercato e la concorrenza, avrebbe dovuto in qualche modo facilitare i consumatori. Ed invece in questi due casi sembra non essere così. Ne parliamo. Questo DDL è molto importante perché parla di RC auto e ci sono degli sconti in arrivo per quanto riguarda, diciamo, gli automobilisti virtuosi e soprattutto se c'è la scatola nera, quindi immagino ne parleremo. Ma si può essere virtuosi anche senza scatola nera? Sì, però al prodotto si parla sempre di poco, da 5.000 a 40, se non sbaglio, a 40.000 euro. Ecco, secondo me uno dei problemi dell'antitrust è che le multe sono troppo. Una domanda anche a Primo Mastrantoni, segretario nazionale dell'Associazione Consumatori ADUC. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, sì, se c'è concorrenza. In generale dei prezzi e un aumento della qualità dei servizi, proprio perché chi vende un prodotto di questo non avviene perché ci sono delle resistenze corporative. Purtroppo noi siamo una società corporativa, prima di smantellarla allora, ci vuole tempo. Entriamo nelle tariffe. 20 anni dopo siamo da capo a 12, anzi in questo caso 13, perché l'aumento del 13%. Larga parte di questi settori in passato erano regolati, per esempio il settore delle assicurazioni. No, quindi c'era il comitato interministeriale prezzi, esattamente, l'assicurazione esattamente, è obbligatoria per legge, però il prezzo lo fanno i privati. Esattamente, e quindi il consumatore magari è ancora abituato. Perché queste tutte le assicurazioni sono alte e si mettono d'accordo, diciamo, in un sì, che vengono fuori dopo una perché settimana perché stanno fuori, dicono al mercato di liberalizzarsi completamente e offrire mille agevolando così i consumatori. Certo. Invece passando ai notai avvocati, Annalisa, sì, quali sono le novità? Sono novità anche per i professionisti. Intanto bisogna mettere un bisogna dare, diciamo, questo è ampio, più ampio il raggio, però a parte questo ci sono altre novità molto importanti per quanto riguarda, non so, l'energia, ci sono novità per quanto riguarda il telemarketing anche. È stato un iter molto complesso. Perché dal 10 settembre è scaduto e decaduto il monopolio di Poste Italiane. E quindi, dottor Che Pezzoni? Succede? Allora, che succede? Quindi noi speriamo che questo venga fatto molto tempestivamente, che venga fatto coerentemente con gli obiettivi della liberalizzazione, utili per migliorare le condizioni, le tariffe e la qualità del comunque servizio. Comunque per i multati non cambierà nulla. Per i multati non cambierà nulla, soltanto per chi paga il servizio. E invece quando verrà introdotta tra due anni la liberazione delle tariffe di luce e gas, che vantaggi ci saranno, se ci saranno, per i consumatori? Se c'è una vera gas, eccetera, eccetera, ma abbiamo altre 9 voci nella nostra bolletta, tra le quali per esempio quella dell'energia nucleare. Noi stiamo ancora pagando l'energia nucleare, pochi lo sanno, perché dobbiamo smantellare le centrali. Non c'è, è due espatriato. Novità, io dico fondamentalmente una positiva e una negativa. Allora, con Night Tabloid tutti i lunedì sono le corporazioni, le lobby che fanno scatenato io. Andrea Pezzoli, buon lavoro e buon lavoro anche. Sicure le scuole dei nostri figli, quante hanno fatto le verifiche obbligatorie? Papà di Rocca Lumera in provincia di Messina ha deciso così di non mandare le sue bambine a scuola perché preoccupato proprio delle condizioni di sicurezza dell'edificio scolastico che loro frequentano. Diamo il buongiorno a Giuseppe Lombardo. Dobbiamo dire una decisione estrema la sua e ci auguriamo che sia temporanea. Perché ritiene che l'edificio doveva... Ho dovuto costringere le mie figlie insieme a mia moglie a fare dei dati non veridieri. Perché il Ministero dice che la scuola è collaudata, ha un certificato di agibilità e di abitabilità e che è adeguata sismicamente. Di agibilità ce l'ha perché... Sì, ce l'ha, ma non è più adeguata, non è più adeguata alla norma. E allora quindi, secondo il Ministero dell'Istruzione, la scuola è già in possesso dei certificati necessari per garantire la sicurezza. Inoltre sono già stati stanziati alcuni fondi e ulteriori finanziamenti che sono destinati al comune di Rocca Lumera. Non per quella scuola. Non per quella scuola. Allora sentiamo subito al telefono il direttore generale per l'edilizia scolastica del MIUR, la dottoressa Simona Montesarchio. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dal momento in cui i fondi vengono stanziati, quanto tempo ci vuole per intervenire concretamente sull'edificio scolastico? E... Prego. Allora, in realtà il tempo è abbastanza
veloce. Diciamo che l'assegnazione avviene sostanzialmente in un paio di mesi. Una volta che viene definita la programmazione, viene effettuato il riparto tra le regioni sulla base del numero di scuole presenti all'interno della regione e anche del numero di alunni. Quindi ci vogliono circa 2 mesi poi per l'assegnazione delle risorse. Ovviamente i pagamenti sulla base di stati di avanzamento e previa verifica della regolarità delle procedure dell'infanzia a Rocca Lumera per oltre 550.000 euro. Senta, dottoressa, mi scusi, la interrompo perché ha una manutenzione inadeguata, crolli di solai, tetti, controsoffitti, intonaci staccati, quindi episodi che sono accaduti negli istituti comprensivi e anche nelle scuole superiori, quindi dei piccoli centri ma anche delle grandi città negli ultimi 4 anni. Allora diamo il buongiorno ad Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale per la scuola di cittadinanza attiva. Buongiorno a voi. Cos'altro emerge dal vostro rapporto? Beh, appunto. Poi qualcosa va. Buon lavoro, dottoressa Montesarchio. So che voleva replicare, ma non abbiamo più tempo. Mi dispiace. Grazie a Bizzarri e agli amici di Cittadinanza Attiva per il vostro lavoro. E buona giornata, Giuseppe Lombardo, papà molto battagliato. E una ragione di più di Ornella Vanoni è nel cuore e nella vita di Diego Dalla Palma. Benvenuto, Diego. Ciao. Accomodiamoci. Non sei stanca di vedermi, no? No, assolutamente, anzi. Che bell'abito. Dovresti essere qui ogni weekend. Allora, ci mancherebbe anche questo. Parlaci di questa canzone. Cosa rappresenta per te? Beh, questa canzone rappresenta... Io ero lì dietro e ho dovuto frenare le lacrime per dirti cosa sono nato, che è Enego. Ecco, io ho preso il pullman quella mattina pieno di speranze, con 25.000 lire in tasca. Hai avuto un grandissimo coraggio e poi sei... Beh, indubbiamente è una canzone d'amore. Per me in quel momento era mia, quei stivali bagnati. Insomma, il vostro incontro è stato un po' di incontro-scontro e poi dopo è nata una grande amicizia. Comunque abbiamo sentito Ornella Vanoni, che ringraziamo, che dice delle belle cose di te. Ma tu quando hai capito che volevi cambiare l'immagine delle donne? L'ho capito, io che tu creda o no, io sono un grande alleato delle donne, anche quando sono brusco, quando sono estremamente puntuto. Sono sempre stato molto attento all'identità femminile, probabilmente perché il tutto è legato alla figura di mia madre. Fra l'altro Ornella Vanoni... Il tuo ideale femminile, un incontro importante, è stato anche quello con Amalia Rodriguez, e in particolare con la sua canzone La casa in via del campo. Li ascoltiamole insieme. Che cosa rappresentano per te, Diego, questa canzone e questa cantante? La canzone poco, io stimo incondizionatamente. Amalia Rodriguez aveva dentro il mistero e il senso del confine fra la morte e la vita, soprattutto gli occhi. Io guardo molto gli occhi delle persone, veramente. E anche questa glicerina che hai negli occhi è significativa, perché mi parla del tuo passato, Ingrid, di tutto, di quello che hai vissuto. E ecco perché io amo le donne, perché ci guardo dentro. Amalia Rodriguez è sempre stata per me anche la somiglianza con mia madre, perché era una donna che somigliava molto a mia madre, molto, molto, proprio fisicamente. Fisicamente e anche poi per il carattere, immagino. Sì, la fierezza, questo senso. Fuga da Enego per arrivare poi a Milano, cioè è stata una fuga oppure cioè una libera scelta o no? Perché comunque mi sembra di aver capito che è stata molto... Ed ero un facile bersaglio per il bullismo. Quindi io sono... Si fa pace col passato, io ho un grande senso... che suggerisco a tutti coloro che sono a casa, io ho un grande senso del perdono. I problemi, io sono a posto. Sono loro che non sono casomai a posto. Io sono a posto, ho perdonato tutti. È il tempo poi che... È il tempo. Ti fa perdonare. E anche l'intelligenza poi. È la casa del tempo che fa perdonare. Un tablet che sicuramente ti crea degli imbarazzi, perché ci sono dei tempi da rispettare qui dentro una fabbrica, bisogna andare avanti veloci. Il tempo è tiranno. Però tu hai a tratti, perché non puoi farlo sempre, tu hai a tratti la vicinanza con chi ti sta parlando e questo ti fa onore. Ti chiedo di chiudere gli occhi, Diego. Sì.
TV perché sì, la TV che ci piace. Canzoni, emozioni. Invece in TV esiste questa cosa, esiste. E funziona pure. Come e funziona, mai? E ti dico perché, che anche della, come dire, della resa sul pubblico. Trasportare, fare un'operazione di questo genere, cioè tenere gli stessi telespettatori su un genere totalmente diverso, che è il talk, peraltro l'ha scritto anche Aldo Grasso, il programma che tu puoi unire qualità e Ne parliamo. Questo DDL è molto importante perché parla di RSC auto e ci sono degli sconti in arrivo per quanto riguarda, diciamo, gli automobilisti virtuosi e soprattutto se c'è la scatola nera, quindi immagino ne parleremo. Ma si può essere virtuosi anche senza scatola nera. Sì, però al prezzo si parla sempre di poco, da 5.000 a 40, se non sbaglio, a 40.000 euro. Ecco, secondo me uno dei problemi. Se ne parla in famiglia. Premi delle assicurazioni più cari e da ottobre le bollette del gas più alte. La libera concorrenza, dopo l'approvazione ad agosto della legge annuale per il mercato e la concorrenza, avrebbe dovuto in qualche modo facilitare i consumatori. Ed invece in questi due casi sembra non essere così. Il problema dell'antitrust è che le multe sono troppo. Una domanda anche a Primo Mastrantoni, segretario nazionale dell'Associazione Consumatori ADUC. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, sì, se c'è concorrenza. In generale dei prezzi e un aumento della qualità dei servizi, proprio perché chi vende un prodotto di questo non avviene perché ci sono delle resistenze corporative. Purtroppo noi siamo una società corporativa, prima di smantellarla allora, ci vuole tempo. Entriamo nelle tariffe. 20 anni dopo siamo da capo a 12, anzi in questo caso 13, perché l'aumento è del 13%. Larga parte di questi settori in passato erano regolati, per esempio il settore delle assicurazioni. No, c'era il comitato interministeriale prezzi, esattamente, l'assicurazione esattamente, è obbligatoria per legge, però il prezzo lo fanno i privati. Esattamente, e quindi il consumatore magari è ancora abituato. Perché queste... tutte le assicurazioni sono alte e si mettono d'accordo, diciamo, in un che vengono fuori dopo una perché settimana perché stanno fuori, dicono al mercato di liberalizzarsi completamente e offrire quindi, agevolando così i consumatori. Invece passando ai notai avvocati, Annalisa, sì, quali sono?